Domenica 5 febbraio si celebra la 45esima giornata nazionale per la vita, fissata nel 1978 alla prima domenica di febbraio come occasione di preghiera e di sensibilizzazione sul valore della vita umana in ogni suo momento e condizione. Una ricorrenza che, come di consueto, offre l'opportunità per fare il punto con il Centro di Aiuto alla Vita, noto come CAV, Mamma Nina, attivo a Carpi Mirandola e nel territorio diocesano. I centri di aiuto alla vita sono presenti su tutto il territorio nazionale, in realtà anche fuori dall'Italia, e hanno come missione principale quella di eliminare, insomma, attenuare, ridurre le motivazioni che spingono le donne a interrompere una gravidanza. I centri di aiuto alla vita quindi di fatto innanzitutto si propongono di parlare, di ascoltare. A questo si collegano tutte le altre attività che vengono messe in atto. Chiaramente è difficile pensare di risolvere tutto solitamente, già l'ascolto è un primo passo non scontato. Questa realtà di volontariato si articola in due forme di servizio: il punto di ascolto per le donne in gravidanza che chiedono di essere sostenute nel dire sì all'accoglienza di una nuova vita, e il magazzino, dove sono raccolti materiali per la prima infanzia donati da benefattori e distribuiti alle mamme seguite dal CAV o inviate dalle Caritas parrocchiali. E quando è stato scelto, deciso di fondare questa nuova succursale, ecco, di Centri di Aiuto alla Vita, che comunque sono tutti collegati, è stato naturale dare il nome di Mamma Nina e mettersi sotto la sua ala nell'ottica di questa maternità sovrabbondante. È stato costituito questo magazzino che raccoglie e gestisce in modo molto preciso tutta una serie di materiali necessari alla prima infanzia, quindi tutti passeggini, lettini, tutto quello che può servire a un bambino piccolo, pannolini, che sono, diciamo, una delle cose più che viene consumata di più, e anche abiti, e quindi questo magazzino è a disposizione. Abbiamo intervistato Giulia Guidetti, presidente di questa realtà, che dal dicembre scorso ha sede presso la Casa della Divina Provvidenza Carpi, ovvero a casa di Mamma Nina, la venerabile Marianna Saltini. Quanti bambini sono nati nell'ultimo anno grazie a Progetto Gemma, sostenuto dal Movimento per la Vita Italiano, e grazie a risorse del CAV stesso? Quante donne in gravidanza sono seguite al momento? Nel 2022 sono nati 5 bambini, proprio con dei progetti a sostegno della maternità delle loro mamme. Ci hanno fatto il regalo qua, come capita praticamente sempre, prima della giornata della vita sono già nati 2 bambini nel 2023 di mamme, insomma, sostenute dal Centro di Aiuto alla Vita. Però in generale vengono aiutate, ascoltate, incontrate direttamente dalle nostre volontarie, proprio seguite dalle nostre volontarie, 15 mamme. Che cosa spinge una giovane donna che si trova di fronte ad una gravidanza inaspettata e che avrebbe la possibilità di accedere legalmente all'interruzione di gravidanza a rivolgersi a voi, al CAV? Partiamo dal presupposto che una donna che comunque si rivolge a noi o tramite il telefono, o a volte è capitato anche tramite un'email, oppure che poi successivamente viene incontrata di persona, è già una persona che ha dei dubbi, cioè che vive questa scelta con grande fatica, perché sente il peso di una, da un lato, di tanti problemi reali e apparentemente insormontabili. La prima cosa che cerca è un ascolto, soprattutto perché spesso o sono persone che non hanno nessuno con cui parlarne, o le persone che hanno intorno sono tutte fermamente convinte che la gravidanza non vada portata avanti, oppure hanno paura di dirlo agli altri. Quindi quando trovano, diciamo, qualcuno che le ascolta, in realtà, anche se sembra una cosa molto piccola, e lo è molto piccola, muove già qualcosa, cioè già il mettere in fila le idee fa sembrare tutto meno così, meno,
meno spaventoso forse. Uno degli aspetti su cui il CAV Mamma Nina insiste è quello di allargare la rete a sostegno della vita, promuovendo la possibilità di diventare soci. Come potete spiegare questo vostro obiettivo di creare una rete? Dunque la rete di soci non ha come motivazione principale la raccolta fondi, che in realtà tantissime persone molto generose affidano al CAV per aiutare queste mamme e anche per portare avanti progetti, per esempio, di educazione nelle scuole o momenti di formazione aperti a tutti, diciamo. Più che altro l'avere dei soci anche in tante parrocchie, in tanti posti diversi della diocesi ci permette una capillarità sia a livello di distribuzione delle informazioni, ma anche di condivisione di, appunto, di questa missione, che non è solo delle persone che magari si occupano dello sportello o delle persone che si occupano del magazzino e hanno un'attività operativa molto, molto più, diciamo, concreta. Essere più capillari possibile ci permette di far passare questo messaggio proprio in modo, cioè, da tutte le parti, non solo magari nei centri più grandi o nelle parrocchie più grandi, che hanno più possibilità anche di formazione, anche di conoscere certe tematiche, ecco.